periodo di tempo ovviamente considerevole e durante il quale tanti cambiamenti sono avvenuti in giro per il mondo e ovviamente di riflesso anche nella nostra azienda. Ora, giusto per farvi inquadrare nei corretti termini la situazione che noi adesso stiamo vivendo, anche perché ci sono dei colleghi con i quali io ho lavorato tanto tempo fa e che ormai sono usciti da diverso tempo e quindi non conoscono bene che cosa è oggi quell'azienda, devo necessariamente fare un breve cenno storico partendo da 20 anni fa, quando il nostro organico si attestava intorno alle 500 unità. Oggi non è più così, perché con il ricorso a continue ristrutturazioni aziendali che si sono fatte anche con il ricorso alle procedure di mobilità, ne abbiamo fatte 4 nel corso dei 15 anni, il nostro organico è stato alleggerito e adesso siamo di poco superiori a 200 unità. Per la precisione siamo 217 persone che fra l'altro negli ultimi 6 anni sono stati quasi sempre a rotazione collocati in cassa integrazione guadagni ordinari. Uno strumento che, se ben utilizzato in maniera parsimoniosa, in maniera centellinata, oculata da parte dell'azienda, comunque si è reso necessario proprio per fronteggiare i continui cali ciclici che noi abbiamo avuto sui volumi delle nostre produzioni. E già questo fa capire tanto di quello che sta accadendo, non soltanto nella nostra realtà, ma un po'. Okay. Lavoratore del RSU dello stabilimento, come diceva il compagno Margherita, Hawaii Manufacturing di Bari. La nostra praticamente è una multinazionale statunitense che si occupa della produzione di vetrocavo. Sicuramente non vi dirà molto questa parola, vetrocavo. Per sintetizzare, noi produciamo bottiglie di vetro per alimenti, quindi i nostri maggiori clienti sono Peroni, Heineken, Palermo, Moretti e via dicendo. L'azienda sita sempre nella zona industriale di Bari, è presente da 40 anni e in questi 40 anni ha visto comunque diversi cambiamenti, sia dal punto di vista occupazionale che dal punto di vista dell'innovazione. Sicuramente Giuseppe, che è qui a fianco a me, fatemi passare il termine, bella. È stata una bella giornata di sindacato. Non per altro, perché insomma di manifestazioni, di situazioni diverse ne trascorriamo, ne abbiamo trascorse tantissime insieme. Però stamattina, probabilmente, non so, la percezione che ho avuto io, vedere nello stesso contesto, e poi nel contesto nostro sindacale della CGIL, tante persone che la pensavano nelle loro, diciamo, relazioni in maniera, sembravano quasi che fossero tutti quanti della CGIL. Non so se avete avuto questa sensazione, però per la prima volta io mi sono ritrovato. Allora, due considerazioni veloci che ho fatto: è perché stiamo proprio sommersi e quindi anche chi è abituato a decidere, a governare le amministrazioni dice meglio salire e andare tutti quanti sulla stessa barca ed è meglio parlare un'unica lingua. O evidentemente qua ci siamo, qualcuno ha cambiato lo spacciatore. Il dibattito che abbiamo fatto oggi ed è una parzialissima fetta di ciò che è la zona industriale di Bari, zona ASI, come la vogliamo chiamare, sappiamo di che cosa stiamo parlando. Quello di cui abbiamo discusso oggi è una parzialissima fetta di ciò che c'è qui alle nostre spalle, delle centinaia e migliaia di persone che ci impiega e delle 650 aziende tuttora esistenti sul territorio della zona ASI. Si potrebbe veramente parlare di tutto il bello dell'aver fatto, non a caso la nostra categoria ha scelto di fare un'iniziativa sulla zona industriale di Bari. Il bello di parlare della zona industriale è che ti consente di spaziare dal micro, cioè dal micro intendendo come il primo impatto, cioè il comune di Modugno che è a ridosso di una grossa realtà di queste, di industriale come questa, al macro che sono appunto le realtà
di multinazionali che si muovono nel mondo e poi, come ci diceva Pino poc'anzi, vengono in Italia e si scontrano con i trattori di tutto, tutti rispetto ai trattori. Quello che è stato l'Occidente in crescita, florido, parliamo dell'Europa occidentale, giusto per delimitare un attimo il campo d'azione, un'Europa occidentale oggi che è in gravissima difficoltà, che ha da un lato gli Stati Uniti d'America, che dopo il precipizio del 2007 si sono velocemente uniti, e dall'altro vabbè, tutto l'est del mondo, di cui non è che dobbiamo stare ad approfondire perché per come oggi ci fanno una concorrenza spietata. Questo riequilibrio del mondo, letteralmente, chiaramente ci vede in mezzo e ci vede, come dire, prendere schiaffi, come diciamo, dalle nostre parti, da un lato e dall'altro. Ora, noi, dalla provincia di Bari, cosa possiamo di fronte a questo tipo di scenario? Dalla provincia di Bari, ovviamente, poco rispetto a questo tipo di scenario. Allora, cerchiamo di capire da dove possiamo, a quali tasti possiamo andare a spingere per cercare un po' di sopravvivere in questa situazione difficile. E quindi andiamo appunto alle politiche di cui si discuteva stamattina nell'iniziativa con Susanna Camusso. Cioè, se vogliamo parlare per esempio dell'Italia, il campo dell'azione dall'Italia, perché nell'Italia ci sta Bari, c'è la provincia di Bari, c'è sta la zona industriale di Bari, la situazione italiana oggi non può vederci, quando ci sediamo ai tavoli delle multinazionali, le multinazionali che in coro, prima una, poi l'altra, ti dicono ma qui in Italia l'energia costa troppo. Quando non in Cina, ma in Francia, che non è un paese dove stanno i cinesi a lavorare, ma ci stanno i francesi, dove in Francia l'energia mi costa la metà, perché dal 1 gennaio del prossimo anno il governo francese ha detto che per le aziende energivore, che già avevano una bolletta più economica di quella italiana, si prende di dimezzo il costo dell'energia, di mezzo, il 50%. Cioè, non ci dimentichiamo.